Diciamocelo onestamente, a nessuno piace faticare. Hai avuto una giornata impegnativa, torni a casa e vuoi solo staccare il cervello. Allora ecco che fai partire quel tripla scanzonato che ti sei preso dagli ultimi saldi. Salti, voli, fai esplodere cose. Ma allora perché sono passate appena 2 ore e sei già stanco? Non è la sveglia presto domani mattina. La verità è che ti stai costringendo a divertirti. Nonostante i fuochi d'artificio e tutti quegli stimoli visivi, tu stai solamente pigiando 2 tasti. Questa non è fatica. Questo è burnout. C'è un altro tipo di fatica che puoi provare quando giochi. Buona, gratificante, una che ti avvicina al protagonista e dà un senso ai tasti che premi. Mentre giochi, il tuo sforzo, che sia fisico o mentale, si traduce in modo concreto, diretto, e anche se domani hai un'alzataccia, vai a letto soddisfatto, non stremato. Oggi riscopriamo il valore della fatica nei videogiochi. Prima di iniziare, una piccola comunicazione. Il 66% di chi guarda i nostri video non è iscritto al canale. Per voi è un piccolo gesto, ma aiuterebbe Level Art a crescere e a migliorare sempre di più. Ma ora torniamo a noi. Ico è un videogioco sulla fatica di tenersi per mano. Un ragazzo, nato con le corna, incontra una principessa rinchiusa in un castello. Insieme, i due scapperanno dalla regina cattiva e dal suo esercito oscuro e lo faranno tenendosi per mano. R1. Quel tasto da solo racchiude l'intera esperienza di gioco, perché saltare, arrampicarsi o combattere sono solo verbi secondari che ampliano la meccanica centrale di tenersi per mano. Sembra una lunghissima missione di scorta, dove la fatica di Ico di proteggere la principessa Yorda rispecchia quella del giocatore di tenere costantemente premuto lo stesso tasto per portarsela dietro. Lasciare la presa equivarrebbe a condannarla, abbandonarla alle ombre, perciò premiamo R1 e trasciniamo Yorda, stanza dopo stanza. Spingiamo fino ad arrivare alle porte del castello, finalmente liberi. Stiamo attraversando il ponte che ci separa dal mondo esterno, ma di colpo Yorda crolla a terra e il ponte inizia a ritirarsi. Questa volta è Ico che si deve aggrappare a Yorda, questa volta è sua la fatica. Ma ormai è troppo tardi, la regina pietrifica Yorda e lei è costretta a lasciare la presa. Quello che Ico e pochi altri videogiochi sanno fare è fare sentire a chi gioca lo stesso sforzo del personaggio dall'altro lato dello schermo. Prendete ad esempio il parkour o l'arrampicata. Siamo abituati a mappe sconfinate dove una meccanica del genere deve essere ipersemplificata per farci vedere e fare tutto. Il parkour monotasto degli Assassin's Creed ne è la prova. Una meccanica sicuramente divertente, perfetta per scoprire le bellezze del mondo di gioco, ma dubito che premere 2 tasti per qualche secondo sia una fatica paragonabile a quella dei salti folli del nostro assassino. E anche fosse, non possiamo essere tutti così prestanti. A volte per arrampicarci ci fanno male le mani o ci manca il fiato, un po' come in Juson. Si tratta di un gioco breve, ma molto interessante. In giusto 4 ore, Juson si ispira all'approccio minimale di Ico, ma trasforma la fatica di tenersi per mano in quella di tenersi aggrappato. Alla montagna, alla corda, persino a qualche buffo animaletto roccioso. La particolarità di questo gioco sta in come ci arrampichiamo. I grilletti dei controller corrispondono uno a uno alle mani del protagonista. Per stringere una roccia devi stringere L2 o R2, alternandoli, perché, ci si arrampica una mano alla volta. Ah, e quando sei sospeso, fai attenzione al fiato, insomma, alla stamina. Non sei un assassino o un supereroe, perciò ogni roccia aggiunta, ogni salto, ogni presa che fai, ti costerà fatica. Tanto più in un mondo senza acqua, dove la sola speranza di trovarne ancora risiede sulla cima della montagna. E allora ti trascina ancora in su, ti fai coraggio sotto il sole rovente. Sfrutti tutti gli appigli lasciati da una popolazione da poco scomparsa, con uno sforzo che si propaga, attraverso il controller, anche dentro chi gioca. C'è solo un problema però. Questa sete, la stanchezza di chi scala una montagna sapendo che le sue forze sono agli sgoccioli, noi non l'abbiamo sentita. Sì, c'è un certo livello di sfida, e di sicuro la difficoltà e la fatica di scalare passano a chi gioca. Ma manca quel senso di pericolo imminente che sentiremmo se fossimo realmente in una situazione del genere. In fin dei conti, però, non possiamo chiedere al gioco più di quello che è. Un'esperienza curata, un punto di vista diverso e soprattutto un'opportunità anche rara di assistere all'uso della fatica nell'ambito del game design. E se in Juson non abbiamo trovato il brivido di rischiare la pelle durante una scalata, allora ci penserà Death Stranding a offrirci numerose occasioni di riflettere sulla nostra mortalità. Mentre pianifichiamo una missione, sappiamo bene che basta un piccolo errore di stima sulle provviste da prendere, per metterci in un mare di guai. Potenzialmente basta portarsi dietro una scala di meno, per mettere a repentaglio tutti i nostri sforzi. Oppure, banalmente, quando scegliamo il mezzo per la spedizione. È meglio una moto, veloce ma fragile agli urti, o un furgone, con cui caricare molte più provviste, ma col rischio che ci lasci a piedi quando il sentiero si fa accidentato. Infine, mentre siamo per strada, quando anche moto o furgone non possono aiutarci, basta un passo falso per perdere l'equilibrio,
o sprecare fiato in corse inutili e ritrovarsi troppo stanchi al momento sbagliato, magari con una CA nei paraggi o qualche mulo di troppo. Abbiamo già parlato di Death Stranding e del suo open world sovversivo, che promette di farsi esplorare in tutta la sua bellezza, ma non senza opporre resistenza. Oggi vogliamo aggiungere che questo mondo pare progettato apposta per farci sentire la fatica, anzi per far sì che la fatica di Sam coincida con la nostra. Infatti, anche se non siamo abituati a marciare nella neve con la schiena carica di provviste, i semplici gesti che compie Sam sono gli stessi che faremmo noi al posto suo. Dal sistemare il carico sulle spalle per bilanciarci meglio, a riposarci a bordo sentiero in un momento di quiete, per riprendere un po' di fiato quando la stanchezza si fa sentire. In fin dei conti, Death Stranding è un videogioco sulla fatica di mantenere l'equilibrio. In un mondo completamente fuori controllo, ostile e desolato, il nostro compito è tessere una rete di legami che regga i continui urti, un piccolo, fragile equilibrio tra uomo e natura, che garantisca un futuro a entrambi. E tutto questo è possibile solo un viaggio alla volta, una fatica alla volta. Al posto di premere R1 per tenere per mano Yorda, però in Death Stranding siamo da soli e teniamo stretti L2 e R2 per tenere le cinghie dello zaino e mantenere l'equilibrio. Prima di tornare a Ico, per concludere la storia, vogliamo parlarvi di un altro gioco dagli stessi sviluppatori, Shadow of the Colossus. Secondo noi è l'esempio più di impatto di cui vi parliamo oggi, per come traduce il concetto di fatica nei suoi sistemi di gioco. Per chi non lo conoscesse, il gioco parla di Wander, il protagonista, che vuole salvare dalla morte una ragazza di nome Mono. Per farlo, accetta l'aiuto di un'entità misteriosa, che gli promette di riportarla in vita se sconfiggerà tutti e 16 colossi, risvegliando così il suo oscuro potere. Questa è la storia. Ok, ma nel concreto, cosa facciamo? Se siete amanti degli open world pieni di eventi e incontri casuali, rimarrete probabilmente delusi, perché il gioco consiste unicamente nel trovare e sconfiggere le 16 creature. Niente secondario, nemici da farmare o mini boss reskinnati. È una boss rush senza rush. Perché per raggiungere i colossi ci faremo lunghe cavalcate soli coi nostri pensieri. Sì, è quel tipo di gioco che ti dà da pensare. E quando finalmente troviamo il nemico, ecco che inizia a sentirsi la fatica. Wander è una pulce in confronto a quei giganti, e come una pulce dovrà saltare e arrampicarsi sul dorso dei colossi per raggiungerne i punti deboli. La barra della stamina, come in Jusson e Death Stranding, fa da indicatore visivo della fatica che stiamo facendo, a cui si aggiunge un gioco di tempismi per capire quando reggerci forte per riprendere fiato e quando invece è ora di caricare verso l'alto e colpire. Sferrato l'ultimo colpo, il colosso crolla a terra, ma in un attimo la soddisfazione per la vittoria si ribalta in un senso di colpa schiacciante. Di colpo realizziamo di aver fatto qualcosa di tremendamente sbagliato, qualcosa di violento, innaturale. Abbiamo ucciso una creatura pacifica, unica, e non possiamo più tornare indietro. Ma non facciamo in tempo a concludere il pensiero che l'oscurità ci avvolge e perdiamo i sensi, per ritrovarci di nuovo al tempio come se nulla fosse, pronti a inseguire il prossimo colosso. Secondo noi, questo è il punto esatto in cui Shadow of the Colossus mostra tutto il suo potenziale, e soprattutto è il punto in cui avviene il passaggio da una fatica più fisica, meccanica, quella della sfida contro il colosso, a una fatica molto più dolorosa e pesante, quella emotiva, che appesantisce sia noi che Wander dopo che ci siamo macchiati col sangue di una creatura che non voleva farci del male. Forse la cosa peggiore è che il gioco non ci sbatte in faccia il senso di colpa, e infatti quando abbattiamo un colosso, l'oscurità ci prende velocemente e ci evita il ritorno al tempio. No, il gioco lascia a noi la tremenda realizzazione e lo fa con una semplice cavalcata, soli, senza alcuna distrazione, percorrendo in silenzio la lunga strada che ci porterà a uccidere ancora. Abbiamo già parlato dell'importanza del silenzio nel game design e di come possa donare un momento di quiete, di riflessione, o come in questo caso amplifichi l'intensità emotiva di un momento importante. E infatti, ora che l'oscurità ci ha marchiato, dobbiamo andare fino in fondo e Wander con noi per salvare Mono, costi quel che costi, anche al prezzo della sua anima. E della nostra. Ma poi arriviamo al colosso successivo e non facciamo in tempo a intenerirci per quella creatura che stiamo già pensando a come ucciderla. Con estrema fatica nascondiamo a noi stessi che ormai non si torna indietro, che l'unico modo sarebbe spegnere la console, ma che non siamo disposti a farlo, e intanto uccidiamo. Shadow of the Colossus intesse con precisione la fatica fisica con quella emotiva, usando il silenzio per lasciare spazio di riflessione al giocatore, in modo da immedesimarsi col protagonista e sentire il peso delle proprie azioni nel gioco. Tutto questo, vogliamo ricordarlo, è stato fatto per PlayStation 2 e senza tutte le conoscenze di game design maturate negli ultimi 20 anni. Anzi, Shadow of the Colossus ha influenzato ampiamente il medium, dai vecchi God of War al più recente Elden Ring. Ma parlando di influenze, torniamo finalmente a Ico, che probabilmente batte tutti già solo per il fatto di essere stato il gioco che ha ispirato Miyazaki. No, non quello.
quell'altro, a sviluppare videogame e di conseguenza ha cambiato per sempre l'intero panorama videoludico. Come ci è riuscito? In breve, con un tasto e un salto. Per tutto il gioco, il verbo principale è tenersi per mano, e tutto attorno ruotano le altre meccaniche a rinforzarne l'importanza. Ma questo tenersi per mano è veramente faticoso, per Ico come per noi che giochiamo, perché dobbiamo sempre piegarci ai bisogni di Yorda, che dipende completamente da noi. Il tenersi per mano, insomma, va solo in una direzione. Noi teniamo lei, la lasciamo quando dobbiamo liberare la strada. È questo che genera quella fatica che sentiamo, non solo nel dito che preme R1, ma anche mentalmente. Ed è questo che ci fa immedesimare con Ico e avvicinare a Yorda. Ma poi arriva il momento del ponte, quel salto, che nel giro di pochi secondi ribalta tutto. Yorda, per la prima volta, agisce di sua iniziativa, ma soprattutto per la prima volta è lei a tenderci la mano, a sollevarci dalla fatica e, perché no, a lasciare la presa. Fino a questo momento davamo molte cose per scontato. È tutta una missione di scorta, Yorda non durerebbe un attimo da sola, che noia premere R1 per tutto il tempo. È bastato un salto a ricontestualizzare l'intero gioco e a dare significato a un gesto così semplice come tenersi per mano, a valorizzare la fatica di Ico e la nostra. Tutto nel tempo di un salto. Non vi raccontiamo come finisce Ico. Giocatelo da soli, ne varrà davvero la pena, e anche il finale vi darà molto da pensare. Se Shadow of the Colossus ci ha colpito per l'impatto emotivo con cui i sistemi di gioco si intrecciano, Ico rimane un piccolo capolavoro in cui la minima variazione, un tasto, un salto, sconvolge l'intera esperienza di gioco. Con questo noi ci fermiamo. Speriamo di avervi fatto riflettere sul valore della fatica nei videogiochi, di quella positiva che dà un senso e lega i tasti che premi alle azioni del gioco. Come sempre, vi invitiamo ad ampliare la nostra lista. Se vi vengono in mente altri giochi che usano in modo simile la fatica, fisica, mentale o emotiva che sia, fatecelo sapere nei commenti. E se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Per noi vuol dire molto perché ci aiuta a raggiungere più persone. Grazie a tutti per il supporto, di qualunque tipo. E al prossimo video. Thank you.